Noi abbiamo fatto questo spettacolo per ben due stagioni, facendo una tournée molto importante, con molto successo. Siamo stati candidati alle Maschere d'Oro, abbiamo vinto premi, ma soprattutto abbiamo vinto il premio del gradimento del pubblico. È una commedia noir, perché se conoscete e avete letto i libri di Massimo Carlotto sapete che ha sempre questo gusto un po'... sì, un po' noir, un po'. E la commedia e questa è la commedia, uno spettacolo, e adesso vi passo Claudio che vi racconterà anche di più perché è stata loro l'idea, mi hanno chiamato per questa bella avventura. Abbiamo deciso di riprenderlo dopo un anno di sosta per le tante richieste che avevamo, quindi lo faremo per la terza stagione. E il mio personaggio è dedicato a mia madre che era tedesca, e infatti io qua sarò una croupier che ha passato la vita sulle navi, ha attraversato questo effetto noir del telefono che squilla, ha attraversato i mari e che va a spiaggiarsi a Rimini, chissà, dove incontra chissà. Claudio, che è un ladro, un disoccupato in realtà, che entra in un appartamento per sbarcare il lunario. Buonasera, noi in realtà ci divertiamo molto a fare questo spettacolo, per cui cerchiamo di riprenderlo e farlo il più possibile, perché è veramente piacevole stare insieme in scena. È un testo noir, è un testo avvincente, anche un po' romantico, con un colpo di scena finale, e devo dire che è uscito molto divertente. Carlotto in realtà non l'aveva pensato molto divertente, però questo nostro incontro, un po' una bella e una bestia, e io, insomma, ha dato un risultato veramente molto comico, e quindi insomma penso che sarà bello farlo in questo spazio. Io devo dire che la prima volta che ho visto questo teatro così luminoso ho detto: ah, mi piacerebbe andare a recitare lì, perché è un teatro che invoglia gli attori, no? Perché è questa forma, e in realtà quest'anno ci sono, quindi i desideri si avverano e vi aspettiamo presto con questo spettacolo. Grazie.